amici di Media Bondi, salve a tutti e welcome to our friends around the world. E questa volta benvenuto, ve lo diamo da Orlando, ve lo diamo da Walt Disney World. In questo momento ci troviamo all'Epcot Center, che è uno dei quattro parchi in cui è suddivisa quest'area che, pensate un po', è due volte le dimensioni di San Francisco, quindi non si sta parlando di un qualcosa di piccolo, ma di qualcosa di veramente grande, di veramente interessante, perché niente, vi vogliamo far vedere le celebrazioni natalizie. Infatti siamo proprio nei giorni del Natale, anzi nei giorni che intercorrono tra il Natale e l'inizio del nuovo anno, e la Disney in questo caso ha tirato a lucido tutti questi theme park e tutta l'area di Walt Disney World. Bande ad hoc, spettacoli pirotecnici, fireworks ad hoc anche per questa occasione, spettacoli di tutti i generi e niente, tanto divertimento per tutti, soprattutto al Magic Kingdom, che è il parco diciamo iconico, è anche il primo realizzato a Walt Disney World, che è un po' la replica della Disneyland di Anaheim a Los Angeles. Possiamo trascorrere delle giornate bellissime anche all'Epcot Center, dedicato al mondo del domani e al mondo in generale, al mondo dell'internazionalità, e poi naturalmente all'Hollywood Studios, dove possiamo anche trovare tra l'altro lo spazio esterno, no? Con Galaxy Edge, ispirato alle cesta degli eroi di Star Wars, e infine l'Animal Kingdom con bellissime realizzazioni, tra cui, noi lo diciamo, la nostra preferita, naturalmente Pandora, dedicata al mondo di Avatar. Dunque, speriamo di essere riusciti in qualche modo, anche se veramente con i tempi televisivi dettati dalla brevità della TV e degli interventi via internet, di darvi un po' l'impressione di questa magica atmosfera che si vive nei giorni di Natale a Disney World e anche nella Florida centrale in generale, perché ci sono anche altri parchi, è veramente diciamo è una parte del mondo che attrae, pensate un po', oltre 50 milioni di turisti all'anno, quindi veramente una cifra spropositata, anzi diciamoci la verità, è la prima Orlando e in particolare Disney World sono la prima destinazione mondiale dal punto di vista turistico. Da loro c'è molto da imparare, soprattutto per chi si occupa delle vacanze, per chi si occupa dei soggiorni, diciamo del passatempo e delle passioni che si trovano in giro per il mondo. Con questo è tutto, grazie di averci seguito fino adesso, seguiteci sul nostro canale YouTube Media Boarding Turismo e su tutti i principali social network. Noi per il momento vi diamo l'arrivederci da Disney World, alla prossima occasione naturalmente, e niente, continuate tutti a divertirvi e a sorridere. Ciao!